3. Questa abilità non si sarebbe perduta. Ripeteva che se un uomo attraverso un esercizio fisico riusciva a costruirsi un corpo armonioso, aveva imparato qualcosa e nelle sue prossime vite questa abilità non si sarebbe perduta, perché nessuna esperienza va perduta, ognuno ritrova ciò che ha acquisito. Quando l'uomo impara qualcosa, si lega a quel talento che rimane per il resto delle vite, salvo che non lo perda per il suo uso egoistico. Allora l'uomo dovrà riacquistare quel talento al prezzo di una nuova fatica evolutiva. Qualcuno sorrideva, qualche altro si opponeva, ma Jacques rimaneva immobile nelle sue certezze. Sapeva che bisognava aiutare gli altri, ma non andava mai incontro a chi era attratto dalla sua personalità, dalla sua mente, dal suo io rimaneva sempre freddo e distante, eppure molta gente lo amava, anche se non sapeva perché. Il pensiero è l'unica divinità, ripeteva Jacques, ed estendeva la sua certezza a tutti gli aspetti della condizione umana. Ma nella vita attuale lo strumento Mario, non vedente dalla nascita, che fu anche Jacques Renaudot, durante la trance fa tacere spesso il suo pensiero per ricevere quello dei maestri. Per un breve periodo Jacques frequentò anche il conte di Bassin, una delle prime vittime della ghigliottina. Questo gentiluomo beveva smoderatamente sin dalla prima giovinezza e fu colpito da una frase del suo affascinante amico.